Ciao ragazzi e benvenuti anche oggi qui sul mio canale. Io sono Gigi e questo è Yo Robby. Oggi in questo video parliamo di trattamenti. Trattamenti agricoli, trattamenti in campagna. Con l'inizio del nuovo anno cominciano anche i trattamenti del 2024 e oggi nello specifico parliamo di un trattamento contro muschi e licheni. Il trattamento lo eseguo con Poltia Bordolese, ti lascio ovviamente tutti i link qui sotto in descrizione e ti spiego pian piano, passo passo, come faccio io. Quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo. Partiamo dicendo che i muschi e i lichini non sono sempre pericolosi, anzi sono indice di aria veramente pulita. In questo uliveto che sto rialzando dopo diversi anni di abbandono, cosa è successo? Alcuni tronchi sono appunto completamente ricoperti di muschi e licheni, tanto da essere umidi e fragili, quindi durante appunto la piena delle olive qualche ramo è venuto giù. Io vado quindi oggi a trattare con Poltia Bordolese, che preparo con solfato di rame e calcedrata nelle dosi indicate in sovraimpressione. Quindi la pompa è pronta, l'ho accesa e mai dimenticare guanti e mascherina. Quale migliore occasione per inaugurare la nuova mascherina? Bene, siamo pronti a cominciare il trattamento, ma innanzitutto cos'è la Poltia Bordolese? È un prodotto a base di solfato di rame e calcidrata, diluito in acqua, usato in molte piante da giardino, dell'orto e del frutteto, utile per curare e prevenire malattie fungine. Come viene applicato? Beh, ovviamente tramite pompa irroratrice, io utilizzo questa elettrica, ti lascio il link qui sotto in descrizione. Possiamo utilizzarlo su piante come siepi, ulivi, limoni agrumi, melograno, davvero tantissime piante. Combatte tantissime malattie come la gommosi, la fumagine, la batteriosi, i cancri, la parenospora, l'occhio di pavoni, le ruggini, l'oidio, i marciumi, davvero tantissime. Nello specifico, il trattamento dei muschi e licheni è un trattamento di contrasto, appunto attuato per evitare, per contrastare la crescita di questi e appunto la maggior diffusione. Viene fatto in autunno-inverno e viene seguito tramite pompa irroratrice con Poltia Bordolese, assicurandosi che appunto il ramo sia ben bagnato, quindi appunto dopo il trattamento deve gocciolare in modo significativo. Ovviamente il trattamento andrà a colorare poi i rami di un colore azzurro, azzurrino, appunto colore della nostra Poltia Bordolese. E questo trattamento, oltre a contrastare appunto la crescita dei licheni e funghi, sarà anche un trattamento disinfettante dopo la potatura. Quindi io lo realizzerò adesso e ad inizio marzo, quando la potatura ormai sarà ultimata. Bene, quindi questo era il video di oggi. Come al solito, se ti è piaciuto questo video e hai trovato interessante l'argomento, lasciami un bel like ed iscriviti al canale. Sul canale trovi tantissimi altri consigli, tantissimi altri video sui trattamenti, sulle potature, tantissimo. Quindi corri a guardare il mio canale. Oltre al canale ti invito a seguirmi su tutti i social che trovi sempre qui sotto in descrizione. A me non resta che salutarti e noi ci vediamo sempre qui per il prossimo video.